100 pagine di fatto, di riflessioni che il grande intellettuale europeo ci propone. Riflessioni sulla guerra, un excursus sulle guerre, sull'orrore delle guerre, sulla facilità con cui l'umanità è andata alle guerre negli ultimi appunto 70 anni, di guerra in guerra, cioè dal 1940, 39-40, cioè dalla seconda guerra mondiale alla guerra adesso tra Russia e Ucraina. È un libro che parte dal biografico, parte dall'Europa bombardata che ha vissuto Morin. Morin parla di quell'Europa distrutta che ha visto da ragazzo, e dunque i bombardamenti delle città europee, i bombardamenti della Germania, i bombardamenti di Rotterdam, i bombardamenti su Londra, i bombardamenti che hanno devastato poi la Germania anno zero, no? Di Roberto Rossellini, Dresda, Hiroshima, Nagasaki, l'orrore dei campi di sterminio, l'orrore dunque della seconda guerra mondiale, che però non è stato un orrore che ha cancellato ovviamente la guerra dalla storia. Certo, la seconda guerra mondiale è uno spartiacque totale nel corso del XX secolo, uno spartiacque nel corso della storia, perché è iniziata l'era delle armi nucleari, della bomba atomica e poi della bomba H. Però la guerra, nonostante queste armi, non è uscita dalla storia, anzi ha continuato a mietere vittime e a forzare la storia. E dunque Seconda guerra mondiale all'Ucraina, per passare ovviamente attraverso altri conflitti che hanno di fatto lacerato l'Europa, come la guerra in Jugoslavia. Si sofferma anche sulle menzogne in guerra. La menzogna di guerra è uno degli aspetti più odiosi della propaganda, e la peggiore menzogna è quella di attribuire al nemico i propri crimini. E così ripercorre alcune menzogne di guerra, quelle di Hitler, quelle di Stalin, le menzogne della Cina, le menzogne degli Stati Uniti. E dunque c'è una lucida capacità di mettere appunto in fila questi decenni di guerra. Un capitolo interessante è la criminalizzazione del popolo nemico. Vengono criminalizzati i popoli, sono i governi che fanno le guerre, sono i governi con gli apparati bellici, con gli eserciti, con le forze armate, a volte con i giornalisti, con i mezzi di propaganda, con la TV, con le radio, con i giornali, però poi a essere uccisi, schiacciati, sono i popoli i quali vengono dalle propagande criminalizzati. C'è un bel capitolo sulla criminalizzazione, su come venga costruito l'odio per il nemico. Pensate anche adesso, no? Come c'è la criminalizzazione di un popolo. Io trovo assurdo che gli atleti, no, russi degli sport di squadra non possano, no, partecipare, o gli sport individuali, alle competizioni, che una nazionale come quella russa non possa essere presente negli europei di pallavolo, ad esempio. Certo, servono delle sanzioni a livello internazionale quando scoppiano delle guerre, quando ci sono delle aggressioni, però se ci pensate, queste aggressioni, no, portano poi delle sanzioni nei confronti dei popoli che vengono tutti traslati sulle posizioni dei loro leader, come se i popoli dovessero sempre essere in grado di rovesciare eventualmente i leader cattivi. A volte, anche se questi leader sono così cattivi da una parte di popolazione, questa popolazione non riesce a rovesciarli. Comunque la criminalizzazione è un grande problema, cioè tutti diventano, no, sostenitori di quel regime, ma vale anche per gli anti-occidentali, che magari pensano che tutti appoggiano le politiche di Biden, di Macron, della Meloni, di Draghi, che tutti, no, siano, no, dietro i governi. Dunque la criminalizzazione
popolazione, dei popoli e una caratteristica che dalla seconda guerra mondiale non è mai cambiata. Poi c'è il tema della radicalizzazione dei conflitti, no? I conflitti sempre più radicali, sempre più violenti, la decolonizzazione prende in rassegna quella, ad esempio, francese. Morin fa i conti appunto con questa decolonizzazione, con quella in Algeria, ad esempio, con la violenza portata avanti dalla Francia stessa in Algeria. E poi il testo prosegue, tratta i temi di Israele e la Palestina, tratta il tema interessantissimo anche dell'illusione a un certo punto che l'Europa potesse debellare per sempre la guerra, e poi si sofferma sulla dialettica spinosissima tra Stati Uniti e Russia. Se la Russia è l'aggressore evidente, gli Stati Uniti dopo Piazza Maidan ispirano la politica ucraina e sono presenti nell'economia, e tutto ciò ha ovviamente fatto aumentare la tensione. A me quello che piace di Moreni è la lucidità, lucidità dell'intellettuale che è contro Putin, che è contro l'invasione russa dell'Ucraina, che è contro le politiche dunque aggressive del Cremlino, ma ricorda come dopo i fatti di Piazza Maidan, gli Stati Uniti di fatto stiano governando in maniera indiretta l'Ucraina, e questo crea comunque tensione. Lui non ha detto che sono colpevoli gli Stati Uniti, ma sta analizzando le relazioni tra Stati Uniti e Russia. Sono relazioni improntate alla crescita delle tensioni del conflitto e non per ovviamente limitarlo, depotenziarlo. E la guerra che si sposta in Europa, la guerra che accende i confini est, e poi chiude con alcune riflessioni per la pace, dicendo cosa bisognerebbe fare. Trattative, diplomazie, ovviamente mettere in sicurezza i civili e ovviamente rilanciare tutta una serie di accordi per quanto riguarda anche l'economia, e ancora parlare di Crimea eventualmente con un intervento internazionale di osservatori. Cioè, Moren prova ovviamente a darci un piccolo, un grande strumento per comprendere quello che in parte noi è accaduto negli ultimi decenni in Europa. Per salutarvi vorrei leggervi alcune risposte della bellissima intervista che vi è su Robinson, Robinson del 24 di Natale, un'intervista a Morin, al grande filosofo Morin. L'intervista è di Maurizio Molinari. Ci sono delle domande e soprattutto delle risposte che possono, secondo me, indicarci alcune vie da percorrere per le nostre vite e per la nostra società. La pandemia ha sviluppato un'ondata di odio collettivo che si manifesta in molti paesi europei. C'è odio, c'è violenza, c'è populismo, c'è conflitto. Risposta di Morin. Potrei dire che ogni crisi, e soprattutto una crisi grave e gravida di emozioni come questa, suscita molta angoscia e inquietudine, sia riguardo il presente sia riguardo il futuro. E io stesso, che nella mia adolescenza ho vissuto un'epoca drammatica, gli anni che hanno preceduto la guerra, segnati da una crisi economica gravissima che ha contribuito a determinare la presa del potere di Hitler, bene, io stesso ho vissuto come nella società francese si siano scatenate due polarità, Morin a 100 anni. Da un lato la Francia umanista, aperta, che integra i suoi immigrati, dall'altro la Francia reazionaria, xenofoba, antisemita. E penso che oggi, in modo diverso, durante una crisi, le stesse ansie provocano due contraddizioni. Da una parte una paura che produce regressioni psicologiche e mentali, fa appello a un reset magico, oppure a un capro espiatorio giudicato responsabile di tutti i mali odierni. Dall'altro un'immaginazione che si manifesta in modo estremamente dispersivo, in cui si vedono tante persone, tante associazioni, soprattutto in Francia, di solidarietà, di aiuto reciproco, di obiettivi umanistici.
ma in modo dispersivo e senza una direzione precisa. Dunque, se vogliamo, c'è un rischio tipico delle crisi. Pensiamo alla crisi del 29 che ha prodotto da un lato Roosevelt, quindi un esito progressista, ma dall'altro Hitler. Insomma, la crisi attuale, anche se prodotta da condizioni diverse e di una gravità e di un'intensità tali da rendere difficile mettere in discussione le dichiarazioni perentorie, le affermazioni gratuite o addirittura le fiammate di odio. Tutti questi sono elementi che sfortunatamente si sviluppano nelle crisi in contemporanea con gli elementi opposti e oggi sembrano più potenti. Perché sembrano più potenti? Perché ci dimentichiamo sempre che dall'inizio del XX secolo si è sviluppato un processo regressivo, del XXI secolo, si è sviluppato un processo regressivo, la crisi generale delle democrazie e la ricomparsa di un sistema autoritario dalla facciata semidemocratica che viene chiamato a torto populista, ma che non ha niente di populista, semmai è demagogico. Vediamo predominare in tutto il pianeta la frenesia del profitto immediato, gli utili enormi che le società per azioni hanno realizzato in occasione della crisi economica. Si avvertono da una parte il potere del denaro dei regimi autoritari, fattori che in alcuni casi sono collegati, e dall'altra le resistenze con l'esplodere della collera popolare, come si è visto in Algeria, in Cile, in Francia, con i gilet gialli, e tali resistenze vengono sempre represse perché anche se esprimono aspirazioni profonde, la popolazione non hanno un pensiero, non hanno un'organizzazione. E bisogna ricordare che per decenni un pensiero ben organizzato c'è stato, era quello marxista, con i suoi limiti, con le sue speranze, le sue verità, le sue idee. Oggi quel pensiero è in parte obsoleto. La concezione dell'uomo, la concezione della storia, la concezione della vita, della materia di Marx sono in crisi. Invece bisogna ripensare il mondo, la vita, l'uomo, la società, la storia, perché viviamo in un'epoca di vuoto del pensiero. Per tutta la mia vita, fino agli ultimi anni, ho cercato di portare avanti un messaggio, un pensiero, appunto, un grido di organizzazione, di organizzare una visione, una politica umanista, anche se mi sembra di predicare nel deserto. Perché manca la forza del pensiero? Perché viviamo in una crisi spaventosa del pensiero, persino e soprattutto coloro che sembrano i detentori della verità oggettiva, gli economisti che parlano di calcoli, non si rendono conto che i calcoli non sono sufficienti per comprendere tutti i problemi umani. Il calcolo è uno strumento ausiliario necessario come le statistiche, i sondaggi e tutto il resto, ma il punto è che sono tutti strumenti ausiliari di un pensiero assente o inserito in una serie di dogmi come i dogmi del neoliberismo. Dunque, la situazione è grave perché? Perché viviamo un'epoca storica eccezionale. Si può dire che tutte le epoche sono eccezionali, ma cos'è la nostra? La nostra è eccezionale perché comincia con una minaccia su tutta l'umanità, che è la bomba atomica, la bomba di Hiroshima, una minaccia che si moltiplica per follia, per stupidità. Per esempio, noi abbiamo la consapevolezza del degrado della biosfera che ci è necessaria per vivere e che ha prodotto il dispiegamento tecno-economico animato dal profitto, dal potere, dalla volontà di potenza degli stati. Le condizioni del pianeta sono degradate in modo spaventoso. Siamo quindi in un'epoca del tutto nuovo, del tutto nuovo, dell'avventura umana. Serve il pensiero umanista.